Non so se definirmi incazzato, non so se definirmi arrabbiato, non so se definirmi deluso, non so se definirmi. Non lo so nemmeno io, sono proprio. Anzi, c'ero la parola. Demoralizzato. Demoralizzato. In tutto e per tutto. Infatti lo scriverò anche sul video. Demoralizzato. Io sinceramente. Proprio. Niente. Sbaffo. L'unico con Cesaretti, pochi altri, ma sbaffo Cesaretti, veramente gli unici che tirano avanti la caretta ben bene. Benedetti, molto bene, anzi, Benedetti è stato messo ai margini della società. Fortuna che non abbiamo venduto oggi uno dei migliori in campo. Però ecco, se non c'è sbaffo e Cesaretti a tirare la carretta, cioè veramente qua proprio. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ma che c'avete ragazzi? Ma che cazzo c'avete? Che cazzo c'avete? Che cazzo c'avete? Ma dove è finito il gubbio contro la Triestina? Dove è finito il gubbio del primo tempo contro la Virtus Verona? Dove cazzo siete finiti? Sono proprio, guarda, non c'ho più parole, basta. Mi sono incazzato come una bestia. Sono demoralizzato. Sono proprio 7 partite e mi ha fatto un altro pareggio. 0-0. Oggi. L'ennesimo calcio di rigore non c'era, non c'era, però l'ennesimo calcio di rigore, 3 rigori in 3 partite contro, 3 rigori in 3 partite contro, nelle ultime 4 3 rigori, ecco, meglio così, per Carimini non abbiamo preso rigore. Ragazzi, io sono proprio col morale no a terra, proprio così. Zero. Va bene. Niente. Mamma mia. Mamma mia, oggi ci ha detto anche bene. Abbiamo preso un palo però esterno. La Fiera Pisarò ha sbagliato un rigore. Non c'era però, ha sbagliato un rigore. Ha preso una traversa. Potevano averci fatto il primo tempo 2-3 gol. Noi abbiamo avuto un'azione con un colpo di testa che è uscito di poco a lato e una punizione nostra leggermente alta. Ma cioè, ragazzi, ma dove cazzo volevo andare così? Dove cazzo volevo andare? Oggi ci ha detto bene che non hanno segnato perché se no era la partita fotocopia con il Vicenza. Vicenza ha fatto il primo gol con un'azione rocambolesca, hanno segnato, poi da lì. Stavolta invece non, la palla fortunatamente non è entrata, se no altrimenti sarebbe stata la fotocopia della partita con il Vicenza perché è la partita così, eh. Dopo il secondo tempo abbiamo giocato leggermente meglio, sembrava che forse potevamo segnarla noi, invece no, zero. Perché se non c'è San Sbaffo che si inventa la giocata e che va a fare il tiro in porta. Non c'è un cazzo. Oggi ha fatto un bel tiro di testa Sorrentino, però a parte quel tiro di testa e quel colpo di sbaffo da fuori area, che ripeto, sono tutti tiri nati dalla giocata del singolo, cioè quel bel gioco che si vedeva prima non c'è più, non so dove è andata a finire. Sono demoralizzato proprio, sono veramente tanto, tanto, tanto demoralizzato. Io ripeto. Sarò palloso, dirò sempre le stesse cose, però io non ce la faccio più, cioè, non se ne può più, basta, cioè, veramente, cioè, non se ne può più. Io, ragazzi, già l'ambiente è depresso, che sono 2 anni che facciamo schifo, cioè, anche adesso siamo partiti addirittura peggio dell'anno scorso. Al peggio non c'è mai fine, veramente. Io mi auguro che vi succeda qualcosa, che fate proprio partita alla grande, che andate su, fate benissimo, ma. Che mi succede qualcosa ante la testa, perché non è possibile, veramente. Cioè, noi non segniamo nemmeno a martellate, diavolo cane, a meno che non è un gol da nazione rocambolesca. Io non ho visto un'azione nata da un contropiede fatto per bene. Io con Rimini abbiamo segnato in maniera rocambolesca. Cioè, io boh, non lo so, non so nemmeno. O sono gol nati per la giocata di Sbaffo, o per la giocata di Cesaretti. E pochi altri perché altrimenti non ho visto sinceramente altre cose. Sono demoralizzato, ragazzi. Sono demoralizzato. Oggi tutto quello che penso è solamente negativo. Non voglio, cioè, non voglio dilungarmi oltre. Sarà un video un po' breve, però non c'è altro da dire, raga. Partita del cazzo brutta e niente. Basta.